amici, buongiorno, eccoci qua, io e la Pisellezza. Stiamo andando a Malaga. Come avete visto, siamo parcheggiati in quello spot meraviglioso. Certo, super affollato, però se sta una favola. E nonostante ci sia la strada vicino, stanotte non ci sono stati problemi. Dunque, noi oggi andiamo a visitare Malaga, quindi facciamo proprio una passeggiata, perché da dove siamo a Malaga sono circa 8 km. Quindi oggi proprio giusto come useremo la bicicletta, proprio come mezzo di spostamento. Quindi noi oggi si va a visitare la città. A dopo! Incredibile, incredibile, il primo stabilimento che vedo in Spagna attrezzato. In Spagna stabilimenti attrezzati non ci stanno, invece qui sì. Vabbè, guardate che lungomare meraviglioso. Guardate che roba. Allora, vedete queste barche in tutto il litorale, qua in tutta la zona ci stanno praticamente questi ristoranti che vengono chiamati chiringuito. Praticamente qua si cuoce il pesce alla brasa, cioè nel senso là c'è la sabbia o la ghiaina, poi ci sono dei ciocchi di legno di ulivo, il pesce tipo sardine, tipo tutti questi, insomma, il pesce in generale, tutti i pesci, insomma, non il tonno, insomma, atteso la fetta di tonno, però che ne so, i gamberi, le sardine, come si chiama, le mazzancolle, quelle grandi, cioè, tutti questi pesci qua che possono essere infizzati sullo spiedo, vengono messi in obliquo così e cotti praticamente in questa maniera, e devono essere parecchio buoni, sarebbero da provare se va. Ah, tra l'altro questa è una tradizione che c'è da tanto. Una volta li cuocevano per terra, proprio per terra, invece adesso ci stanno queste barche in alluminio e viene fatta la stessa cosa qua. C'è tutta questa praticamente camminata, diciamo così, che costeggia al mare, piena di locali, veramente qui siamo. Buonasera. Se uno c'ha voglia di camminare, qua ci arriva a piedi, certo non è vicino, saranno circa 8 km insomma andata e ritorno, più giro del paese un po' tantino. Infatti io ci avevo pure pensato, però ho detto vabbè, fammi andare prima a vedere, fossi stati 3-4 km, 5, ma 8 km più quando arrivi, che fai, non cammini per girare il paese un pochino, la cittadina, diventavano troppi chilometri. Ecco, cosa ho detto troppo presto, finita la strada. Allora, io in realtà non ho fatto nessuna traccia, però qui stiamo contro mano, quindi mo io adesso attraverso mesa la strada e vado a prendere la strada nel senso di marcia, anche perché credo che ci si possa camminare con la bicicletta, quindi, perché è un, vediamo un attimo, abbiamo ritrovato la ciclabile, abbiamo fatto giusto proprio un pezzettino di strada, probabilmente se facevamo il marciapiede l'avremmo trovata subito. Guardate che meraviglia. Cioè praticamente da dove abbiamo parcheggiato noi arrivare a Malaga è veramente una passeggiata, nel senso con la bicicletta, certo a piedi, ma bellissima, bellissimo proprio, guardate che spettacolo. Allora, siamo arrivati al porto e ho chiesto a una poliziotta per il centro, io mi ricordavo perché ci sono stata, che quando sono scesa, perché io feci anche la crociera, arrivai a Malaga con la crociera, e mi ricordo che quando arrivammo con la nave, praticamente il centro, scesi dalla nave, era lì. Infatti ho chiesto, quello là è il porto e il centro sta là, e se può andare con la bicicletta, quindi si va. Guardate, guardate che ho trovato, ci sta il Bike Malaga Tour. E c'è sta pure la gente che fa la fila, guardate. Potrei aprire il negozio delle biciclette e organizzare i tour per Malaga.
voglio dire. No? Che spettacolo, a me Malaga mi piace proprio. Secondo me è uno dei posti migliori proprio, in assoluto, ma della Spagna proprio. Una cittadina tenuta bene. Sembra una cittadina borghese. Comunque adesso appena riesco a trovare il centro ve la faccio vedere. Si va. Ci siamo. Questa è la via che mi ricordavo. Guardate che meraviglia. Ditemi se non c'ho ragione, cioè c'è paragone con le altre città. È proprio una città che trasmette benessere, non so come dire, cioè sì, per carità, pure le altre sono belle, Siviglia è stupenda, però a parte una delinquenza, mi sono riusciti a rubare il coprimarmitta dentro un garage, cioè ho detto tutto. Non lo so, magari ci sarà pure qui, non lo so, però a me trasmette proprio benessere. Guardate che meraviglia, che bello. Ora, ho risaputo che alcune città della Spagna sono abbastanza sporche, insomma, guardate qua, ci hanno lavato per terra. Guardate. No, a me Malaga mi piace proprio. Io mi ci trasferirei pure subito a vivere qua, mi piace proprio. Ma ricordavo, però nei posti ci devi tornare. Ci devi tornare perché poi le cose nel tempo cambiano. E invece rimane proprio la cittadina che mi ricordavo. Bellissima, meravigliosa. E questa è la cattedrale. Di Malaga è stata costruita, iniziata la costruzione nel 1525 e nel 1782 non è stata ultimata, nel senso che doveva essere finita, ma siccome hanno finito i soldi, praticamente, come potete vedere, qua c'è il campanile e qua manca un pezzo e quindi è rimasta così. Proseguiamo il giro. Siamo arrivati al castello. Castello di Malaga, che noi chiaramente non vedremo, però lo vediamo da fuori. Guardate, ma vediamo se riesco a salire qua sul laterale del marciapiede, se ho beccato la scolaresca. Ce l'ho fatta, siamo a salire, vediamo quello che riusciamo a vedere. Si va. Non lo so fino a dove riusciamo a salire. Io ho preso sta strada. Andiamo a vedere. Bella salita. Onestamente non lo so dove porta. Però andiamo a vedere. Se va. Allora, non si arriva al castello, però continuo non sapendo se arriva, quindi arriveremo fino a fine, in cima, e vediamo, si va. Madonna, sono stata ferma con la bicicletta un po' di giorni, sto a morire. Siamo arrivati
praticamente dove c'è il parcheggio per andare al castello. Ora vediamo se riesco a passare. Si va. Finisce qua. Eh sì. E niente amici, qua siamo arrivati all'entrata, praticamente qua si entra. Il prezzo sembra che siano 3,50 euro. Questo lo faccio prima, se ve lo faccio vedere così voi mi regolate. Comunque niente, noi per di qua non possiamo arrivare. Niente, via, scendiamo. Siamo fatti sta salitella che comunque ha spurgato un pochino, visto questa giorni e giorni che abbiamo fatto poco e niente, visto il tempo, visto il viaggio, visto una cosa o un'altra, quindi niente, si ritorna in centro, si va. Però in compenso abbiamo potuto vedere una bella panoramica sulla città, compresa l'arena de Toros. Niente, via, noi si ritorna giù e si continua il girettino dentro al centro. È una bella salita, cioè si può salire anche con la macchina, perché a piedi, insomma, via, anche se fai le scale è una bella arrampicatina. Si scende, si va. Questa è l'Alcazaba, altro punto di interesse turistico, è un teatro. Guarda che meraviglia. E quello là sopra è il castello. Naturalmente non l'ho detto, ma è un teatro romano. E adesso proseguiamo il giro nel centro. E adesso amici ci troviamo davanti alla casa natale di Picasso, che è questa qua, casa museo. Ma qua si entra, noi chiaramente come al solito non possiamo vedere niente perché c'ho la bicicletta, eppure perché c'ho Mario. Non mi sarebbe piaciuto da visitare. Mi pare che il biglietto sia tipo 3 euro, mi pare di aver visto, non sono sicura, però non è una spesa esagerata. E niente, via, continuiamo il giro, si va. Malaga, amici, ho incontrato la conchiglia del cammino. Non è un caso. Cerchiamo il mercato. Abbiamo trovato il mercato di Malaga, che è anche un punto da visitare. Guardate che spettacolo, ragazzi. Abbiamo lasciato Malaga, città meravigliosa, bella,
bella bella veramente, merita assolutamente la visita almeno una volta nella vita. Tra l'altro è un caldo che se more, sono 25 gradi, io mi sono un pochino alleggerita, ma oggi era da sta col completino estivo. Considerate che la gente sta in costume sulla spiaggia e c'è, non è la gente dell'estate chiaramente, come potete vedere c'è un po' quanto, vabbè qua ce n'è un po' meno, però stavano tutti in maglietta a maniche corte, in pantaloncini corti, canottiera, guardate questa qui che è, no ma non è, cioè è, anch'io adesso adotterò il pantalone corto perché qua se crepa proprio, cioè chiaramente se sei vestito pesante, se no se sta una favola. E niente, noi torniamo da Silvestro e andiamo a pranzo perché voi non potete capire l'odori, i profumi intorno al mercato, poi una cosa esagerata. Va bene, via, noi si va alla comida. Siamo arrivati, amici carissimi, ecco che siamo ritornati da Silvestro, io in modalità estiva, notare il calzoncino corto, 26 gradi ci sta, la pisellessa si è messa al sole, è stato bravissimo, ogni stato pigiani. E niente, io ho fatto pranzo rapido, minestrina di lenticchie, qua c'è sta il campo di battaglia. E niente, mo ci riposiamo un pochino e poi dopo vediamo un attimino se facciamo un giretto. Oggi ragazzi è una giornata spettacolare, qui ci stanno sempre le solite tendine, così lo sportello rimane aperto e c'è sta un po' di privacy. Vabbè, ci aggiorniamo più tardi, a dopo. Eccoci amici che siamo usciti a fare una passeggiata, questo posto è magico. Oddio, dentro al frontone fa caldo, sì c'è l'aria freschina, fa caldo, io sono vestita estiva, maglietta a maniche corte e calzoncini. Qui è arrivata un'estate anticipata, adesso vi faccio vedere l'altro pezzo di costa che non vi ho fatto vedere ieri, se Mario mi fa camminare. La spiaggia è meravigliosa, si chiama El Peñón del Cuevo, che poi sarebbe vicino a dove stiamo parcheggiati noi con Silvestro. Allora, voi sapete che io giro comunque anche per il lavoro, così guardo intorno, chiedo eccetera. Stamattina quando stavamo alla cattedrale di Malaga ci si è avvicinato un signore attratto da Mario, un signore che avrà avuto una circa una sessantina di anni, così abbiamo iniziato a parlare e niente, gli ho chiesto del lavoro. Insomma mi ha spiegato un pochino qual è la situazione, la realtà un pochino qua della Spagna, diciamo come diciamo eventualmente per lavorare come straniero, no? Quindi chiaramente se tu non hai la padronanza della lingua, insomma la sostanza dei conti per farla breve, ci sta un po' le dinamiche che ci stanno in Italia. Cioè se tu sei anche una persona valida, una persona professionale, una persona che conosce il lavoro, te sfruttano comunque, da quello che mi ha detto, quello che mi ha detto lui. Magari li cercano, dicono che li cercano, però poi non ti vogliono pagare, poi magari prendono l'extra comunitario, gli danno due spicci. Insomma, non è stata molto rassicurante questa chiacchierata.
perché vabbè, sicuramente se tu vai in un paese straniero e non parli la lingua è chiaramente una grande limitazione, perché che te puoi mettere a fare? Cioè, comunque la lingua la devi sapere. Però il problema non è tanto, diciamo, solo quello di non parlare la lingua. Il problema è che comunque, da come ha detto lui, poi ecco, c'è questo discorso del permesso qua in Spagna per lavorare, il NIE che bisogna richiedere, però io sapevo che bisognava avere il lavoro per richiederlo, perché poi ci devi avere il lavoro, lo richiedi e poi nel caso poi affittare una casa e via dicendo. Insomma, via, come tutte le situazioni non è facile, ma la cosa disarmante è che ti danno veramente due soldi, proprio poco poco poco, meno dell'Italia, meno dell'Italia, o comunque siamo lì, le dinamiche sono le stesse, perlomeno da quello che mi ha detto lui, voglio dire. Però già è la seconda persona con la quale parlo, perché avevo parlato anche con quel contatto di Barcellona, che mi ha detto più o meno le stesse cose, i stipendi più o meno sono quelli. Se vai a lavorare per gli italiani, peggio che andare di notte, perché gli italiani comunque non è che perché sei italiano ti agevolano. Quindi diciamo che per adesso, diciamo, le informazioni che ho ottenuto sono queste e non sono per niente rassicuranti. Forse sono anche un pochino peggio di quello che mi immaginavo, eh. Pensavo un pochino meglio, invece no, a quanto pare la situazione è questa. Ora bisognerebbe vedere con i fatti, con la propria esperienza. Però questo signore che ho conosciuto stamattina, tra l'altro fa l'agente immobiliare qui a Malaga, quindi affitta negozi, case, eccetera. Tra l'altro gli affitti di Malaga pure sono carissimi, mi ha detto. Insomma, via, da valutare, da vedere, da capire. Detto ciò, noi siamo al sole e qui t'abbronzi, eh? Qua t'abbronzi moltissimo. Mario non si sa che guarda. Eccola, guardatelo. Amore, mammo, mammo, Mario. Allora, non ci consideri, mamma? Ah, vabbè, è distratto, ci vediamo dopo. Eccoci amici, anche questa giornata è finita. Siamo rientrati da Silvestro dopo la passeggiata che avete visto, ci siamo rilassati un pochino, ho cenato, mamma ha mangiato, ha fatto i bisogni, insomma, le solite cose. Quello che facciamo tutti i giorni. Niente, io spero che il giro a Malaga vi sia piaciuto, che Malaga vi sia piaciuta. Io vi consiglio di venire sicuramente a visitarla, se delle volte avete intenzione di visitare una città europea. Guarda, secondo me Malaga merita veramente la visita. Non è grandissima, però è un gioiellino, perlomeno secondo me. Va bene, noi vi salutiamo, la pisellezza già dorme, sta già in modalità se vedemo domani. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Continuate a seguirci, iscrivetevi e noi siamo qua. Ciao ciao! Do me do do do. I no look anybody. I be mumu. You fi taking me do anything you choose. Anything if you go blow me kiss.